a questi ragazzi eccezionali. No tasse, no tasse, no tasse. Grandi, grandi, grandi questi ragazzi, grandi. Ho quasi finito. Voglio concludere dicendo che questa è dell'energia solare. Un saluto a tutti i miei amici. Siamo pieni, migliaia, centinaia di migliaia di comitati, comitatini. Ecco che arriva un altro comitato, arriva da Calipero, che parlano il grico. Il grico. Calipero, vabbè, Calipero. Allora, il discorso che io vorrei farvi, io sono venuto a fare una testimonianza insieme a tutti questi comitati. Bisogna fare come fanno loro, una strategia, poi non vi dovete sempre lamentare, un gasdotto in mezzo ai ulivi non ci starebbe neanche male, se lo facciamo sopra, per esempio, sopra, non interrato, in mezzo agli ulivi, non sai mai dove sederti quando guardi gli ulivi centenari, ti siedi un attimo lì, è un metro di diametro, magari se fai anche una scorreggina va direttamente nel tubo e la tua scorreggina la possono usare gli austriaci, è meraviglioso. Allora, voglio dire, dobbiamo fare una strategia come fanno loro. Questo non è un'operazione che può avere un sì o no. Ci dicono che noi diciamo il no, diciamo sempre di no. Allora, che cos'è oggi la politica? Io mi sono affrontato la politica da comico, la vedo sotto un altro certo tipo di ottica. Che cos'è fare politica? La politica è l'arte di far combinare delle cose positive. Invece oggi la vera politica è l'arte di combinare cose che non siano negative per la popolazione. Quindi la più alta forma di politica oggi è dire no a queste cazzate che vogliono fare. E dire di no è alta politica. Allora, il senso, perché bisogna capire da dove arriva. In questo momento il nostro presidente del Consiglio è a Baku. C'è già stato Monti a Baku, ci sono stati tutti, D'Alema è stato a Baku, vanno a Baku. Io non so cosa succeda a Baku, che vanno tutti lì a Baku. Io vorrei capire chi sono i bakuchiani, perché progettano una cosa completamente inutile, perché il loro progetto parte già da essere inutile. Io me li vedo a Baku che progettano col mappamondo come Charlie Chaplin e dicono: dove facciamo passare il gasdotto? Da qui? No, fallo passare di là. Quanti fondi europei ci danno? Fino a lì, fino all'Azerbaigian ci danno i fondi, fuori dall'Azerbaigian ci sono altri fondi, ma dobbiamo aspettare un po'. Allora vanno sotto l'Albania, sotto la Turchia, sotto il mare, sbucano qui nella vostra, la piazza, la San Foca, verrebbe da dire delle cose terribili, già la parola San Foca l'avete santificata. Bene, allora è completamente un'opera di fantascienza, ma è fatta apposta per essere un'opera così. Cos'è? Non si capisce. Cosa c'è scritto? No? No, scusa, benissimo, ne metti quattro a livelli davanti. Qua, no ai fossili. Allora, l'energia, il passo dell'energia. Voi avete una regione dove il vostro presidente ha sempre fatto finta di niente. Se siamo in queste condizioni da combattere, fare queste battaglie con i cittadini, che sarà sempre più difficile farle serenamente, pacificamente, perché stanno chiudendo tutti gli spirali della democrazia diretta, stanno chiudendo. Prima una legge popolare la facevi con 50.000 firme, la vogliono portare a 250.000 firme, un referendum lo facevi con 500.000. Adesso vogliono portarlo a 800, 1 milione, chiudere tutti gli spirali, ma non ce la fanno.
Avete visto in Scozia? No, la Scozia non ha perso, ha vinto la democrazia diretta, ha vinto il referendum che noi vogliamo portare qui, in regione, nei comuni, il referendum, i propositivi, abrogativi, senza quorum, perché è la cittadinanza che decide se fare un cazzo di fumo o non farlo. È una battaglia sulla democrazia. Noi non siamo l'alternativa di un partito a un altro, noi stiamo difendendo le cose basilari della gente. Nel 2008 c'è stato un crack finanziario dove la finanza si è mangiata mezzo mondo e devono rientrare delle spese, dei disastri che hanno fatto, del debito che hanno causato la finanza. E come rientrano? Rientrano eliminando il welfare dei paesi, i costi del welfare, sanità, scuola, si stanno svendendo tutto, altro che Azerbaigian, si stanno svendendo tutto ai cinesi, la distribuzione dell'energia. Io sono 20 anni, 25 anni che mi conoscete con gli spettacoli, andavo per il mondo a vedere com'era l'energia. L'energia è civiltà, civiltà non è cambiare tipo di energia, non abbiamo neanche bisogno di energie rinnovabili in più. In Puglia siete pieni di pale, pieni di fotovoltaico, andate in finanziamenti a pioggia alle multinazionali. Voi ci avete messo il vento, ci avete messo il sole e non vi è arrivato una cazzo di lira. Allora, lira, vedi lira come la mia anima è legata alla lira ancora. Guai, c'è una legge semplice, semplicissima, che capisce, che puoi capire anche tu, nonostante l'espressione che hai. Allora, la legge economica dice che se non puoi svalutare la tua moneta, devi assolutamente svalutare i salari. È quello che si va. Noi la nostra moneta l'abbiamo data in giro, abbiamo dato sovranità agli altri, noi abbiamo questo debito che ci massacra perché non è il nostro, perché se fosse il nostro e avessimo la nostra moneta, stampiamo un po' di lire, le buttiamo nell'economia, aumenterà il debito, ma tanto si lavora. Sei un terrorista. Allora bisogna stare attenti, che oggi con la scusa dell'ISI, del terrorismo, che c'è, ci sarà, per l'amor di Dio, ma a me fa più paura la legge antiterrorismo che il terrorismo, perché con le leggi antiterrorismo limitano la libertà di milioni di persone che non vogliono saperne né di guerre, né di armamenti, di bombardamenti, di niente. Allora, non è l'energia, è veramente, dammi un po' d'acqua, mi sta andando via la voce, perché non volevo gridare. Volevo essere ecumenico, volevo essere pace e bene. Volevo mandare a fanculo, ma con un tono moderato, sottile. Voi avete già parlato? No, adesso poi parlano loro. Loro vi danno dati, vi danno numeri, vi danno le cose esattamente per verificare coi numeri che cos'è quest'opera qua. Ma l'energia che cos'è? Abbiamo bisogno di energia, è 10 anni che io dico queste cose, non abbiamo bisogno di energia, non abbiamo bisogno di energia in più. L'energia sul gas, per esempio, il gas sta diminuendo il consumo, da 10 anni è diminuito da 85 miliardi di metri cubi a 70 miliardi di metri cubi. Fanno un impianto che andrà fra 20 anni, ci metteranno 20 anni a farlo, è quello il loro metodo, arrivare a 10 anni fermarsi, arrivare a 15 anni fermarsi, arrivare a 18 anni fermarsi, finché c'è finanziamenti, finché noi non entreremo in Europa e ci siamo entrati e faremo la nostra politica energetica, che è un balzo di civiltà dall'incivile al civile. È questa la potenza che dobbiamo dare alle nostre battaglie, avere una visione un pochino più avanti nel tempo. Non è solo il tubo, è che noi non abbiamo bisogno di tutta questa energia. La Puglia ne fa 3 volte il suo fabbisogno, l'Italia ne fa il doppio, comprano il gas d'estate, il gas che costa meno, lo stoccano senza dire niente, stoccano miliardi di metri cubi e poi lo rivendono in inverno in Europa. Facciamo da hub, facciamo da corridoio per i fossili, non è per noi questo gas,
La borsa che comanda il prezzo del gas italiano è la borsa olandese. Ci sono centinaia di interpassaggi. Il gas, le gasiere vanno dove costa meno il gas. E questo è un contratto che blocca il prezzo del gas per 20 anni. È oltre il monopolio, oltre. E là, adesso, questo qui è là a firmare a Baku in nome per conto del popolo italiano. Lui non mi rappresenta. Perché per firmare in nome del popolo italiano devi essere eletto dal popolo italiano. Ora io mi riposo un po' la voce, faccio due gargarismi con le orecchiette e intanto parlano quelli che sono dentro, parlano gli specialisti, ingegneri, medici, parlamentari. Questo Parlamento che è diventato una roba che passa l'immagine, sono entrato due volte, mi sono spaventato. Io non posso neanche entrare in Parlamento dove vanno loro, perché non ho nessun diritto, non ho nessuna carica. Io non voglio né essere eletto, né essere il grande leader del Movimento 5 Stelle. Io sono un garante, guardo chi entra, chi non entra, se c'è la fedina penale, metto delle regole e cerco di farle rispettare. Sapete com'è l'animo umano oggi, no? Allora uno che vuole entrare, l'altro che dice, vuole avere un bastardo. Allora è l'animo umano, noi dobbiamo andare lì, ognuno di voi deve parlare con altre persone, abbiamo solo questo, il porta a porta, come i rifiuti. Allora l'informazione porta a porta, ognuno di voi deve andare a dire alla gente, guardate che l'alternativa alla democrazia è questo movimento qua di gente che ha rifiutato 42 milioni di euro, si è dimezzato lo stipendio, l'ha fatto. Non è difficile, non è difficile. Basta mettere delle persone oneste, oneste, l'onestà deve tornare di moda. Basta, è solo quello. E vengono qua. Allora noi non abbiamo bisogno di energia, noi abbiamo bisogno di megawatt, con la N come Napoli, N, megawatt. Meno, noi abbiamo un consumo di elettricità di 58.000 megawatt, potremmo diminuirla di 38.000 megawatt solamente incidendo, facendo elettrodomestici a basso consumo e lampadine a basso consumo. 38.000 megawatt di energia risparmiata. Non dobbiamo fare né centrali a carbone né gasdotti, dobbiamo aprire aziende di lampadine a basso consumo e aziende che fanno i serramenti che non ti fanno consumare riscaldamento e aziende che fanno altre cose sull'efficienza energetica. Il carburante del futuro non è né il gas, né il vento, né il geotermico, né l'eolico. Il carburante del futuro è l'intelligenza. Bravo! Signori, allora vuoi fare, ti presenti tu? Mi sembra raccomandabile, eh? Bene, allora cedo il microfono, io vado a fare qualche sciacquo con un po' di olio d'oliva.